se riusciamo a collegarci. Eccolo. Ciao, ciao Andrea. Ciao Mirko, buongiorno. Allora? Mi senti bene? Sì, bene. Ti sento e ti vedo bene. Quindi stavolta mi sa che riusciamo a fare due parole fatte bene. Dai, bene, visto che ho avuto un po' di problemi nei collegamenti nei giorni scorsi, oggi ho meglio, visto. dai. Dai, oggi magari anche l'orario, magari si riesce a fare due parole. Sì, Bene. tanto Allora, Mirko? sto volentieri chiuso in casa nonostante le Esatto. restrizioni, appunto, ma oggi piove, qua in Liguria Oggi piove. piove, quindi dai, Esatto, siamo... esatto. Va bene, Sì, dimmi... difatti con Mirko siamo vicini di casa perché siamo a 6 km di distanza, quindi piove da lui ma piove anche da me perché appunto siamo proprio vicini di casa. E niente, poi Mirko ci conosciamo perché Mirko ha una squadra di ciclismo dove corrono i bambini, i ragazzini, ad Andorra, che si chiama Andorra Race, dove mio figlio è iscritto con lui, quindi con Mirko ci vediamo una volta alla settimana, normalmente il sabato, di solito quando porto Matteo ci incontriamo e quindi di solito due parole le facciamo dal vivo, però sto giro dobbiamo farle così. Sì. E difatti io, guarda, la prima domanda che ti vorrei fare, Mirko, è come è andata questo discorso delle Olimpiadi? Questo discorso delle Olimpiadi che ha scioccato, penso, tutto il mondo. Cioè, non so se sia mai successo, sicuramente sarà successo negli anni che le Olimpiadi sono state rinviate, però penso che sia stata una cosa davvero inaspettata questa del rinvio delle Olimpiadi. Ma guarda, per quanto io ne sappia, è la prima volta che vengono spostate così, giustamente, perché sono d'accordo Certo, con questa scelta, perché assolutamente. ormai la situazione stava peggiorando sempre di più, gli atleti non potendo più allenarsi, sempre più ansiosi, più nervosi, perché poi hai visto il contagio è avvenuto in diverse nazioni, in diversi momenti, quindi c'è chi si allenava, c'è chi non poteva allenarsi, Certo. e allora questo appunto creava anche attraverso i team, le squadre, noi tecnici piuttosto che gli atleti, nervosismo, perché loro sì, noi no, perché non possiamo. Allora, spostate le Olimpiadi, si sono un po' tranquillizzati un po' tutti, ecco. Certo. E come ti dicevo, sì, sono d'accordo con questa scelta, con questa decisione, una decisione saggia, una decisione intelligente, perché sai, radunare tutto il mondo in questo caso a Tokyo e dintorni sarebbe stata veramente un'Olimpiadi poco tranquilla. Si era Certo. parlato anche di una possibile Olimpiadi a Giochi Olimpici a porte chiuse, ma per questo sarebbe stato brutto, no? Anche per gli atleti. Assolutamente. Però aspettiamo ancora un anno, dai, probabilmente torneremo più forti, più determinati di prima, ecco. Ma sicuramente. E tu che sei, perché so che voi siete andati a provare il percorso olimpico quando era dicembre, Sì, a gennaio, non mi ricordo. ottobre, fine Otto. ottobre comunque, finita la stagione, sì. Ecco, ma com'era questo percorso? Siamo andati giù con, aspetta perché la mia memoria è molto corta, con quattro uomini e tre donne, cinque uomini e tre donne. Siamo andati giù a provare il percorso olimpico, anzi sia a provare che a partecipare al test event, dove alla fine si sono presentati veramente tutti agguerriti, soprattutto anche Nino Schurter che poi alla fine l'ha vinto. Però abbiamo portato a casa un bel terzo posto con Luca Braidot e un sesto posto in campo maschile con Kesbaumer. Invece le ragazze si sono difese anche loro bene, se non sbaglio quinta o sesta Martina Berta. Ah, Ed è davvero. stata, sì, ed è stata una bella prova, una bella prova. Percorso molto tecnico, l'abbiamo potuto provare il giovedì solo a piedi, Ah, ecco. dopodiché il venerdì e il sabato gli atleti potevano entrare in bicicletta con le proprie biciclette e provare su in sella le loro bici, appunto, il percorso olimpico. E dall'uscita a piedi, dalla ricognizione a piedi, ci è sembrato un percorso quasi impossibile, bellissimo, bellissimo perché curato nei minimi particolari, però
ci siamo fatti un po' ingannare dall'occhio, nel senso che abbiamo iniziato a essere un po' critici su questo percorso. Troppo lento, dei tratti troppo ripidi, preceduti da delle discese troppo ripide, capito? Un po', sembrava un po' di essere sulle montagne russe. E invece il giorno dopo ci ha fatto stare in silenzio tutti, perché l'abbiamo provato in sella alle biciclette, una volta studiati i passaggi tecnici, i passaggi più impegnativi, certo. Il resto si è rivelato veramente un percorso veramente bello e costruito con dei criteri di alto livello, ecco, quindi devo fare i complimenti a tutta l'organizzazione, ecco. E gli atleti si sono divertiti tantissimo, anch'io ho provato il percorso in sella alla mia bici e mi sono divertito tantissimo, anche perché poi in questi 4 anni da commissario tecnico ho imparato a usare la bicicletta in una maniera veramente, magari avessi avuto questa guida quando correvo, magari qualche garettina in più l'avrei portata a casa, sì, perché io ci giravo la larga una volta dai percorsi di cross country, anche non erano arrivati a questo livello tecnicità, erano un po' più sempliciotti. Però nonostante tutto ci giravo la larga, perché la tecnica non l'avevo imparata, acquisita come dovrebbe essere su un percorso di cross country. Nel marathon, come benissimo tu sai, percorsi molto lunghi, accessibili a tutti, anche perché poi c'è la partecipazione di un grande numero di amatori dietro ai professionisti, quindi devono anche realizzare e studiare dei percorsi accessibili anche agli ultimi, agli amatori, quindi non è che possono arrivare ad esagerare più di tanto. E niente, quindi invece ti stavo dicendo che Olimpiade sicuramente ci vanno pesante. Quando sono diventato il commissario tecnico ho avuto a che fare sia con gli atleti del marathon, ma in particolar modo, essendo anche poi una specialità olimpica, con gli atleti del cross country. E quindi percorrere questi percorrere i circuiti di cross country, no? Quindi insieme alle ragazze, soprattutto, che sono quelle che tante volte hanno più difficoltà. Non parlo solo delle ragazze giovani, ma anche a volte a livello professionistico, le più grandi, ci sono dei passaggi che bisogna stare un attimino lì a studiarli. Ecco, invece i maschietti sono un po' più pazzerelli e loro dopo un'occhiata si buttano giù, anzi, tante volte mi aiutano insieme alle ragazze a fargli vedere dei passaggi, dei salti soprattutto impegnativi, perché tante volte bisogna fare, la maggior parte delle volte bisogna far vedere agli atleti dove passare e come affrontare un passaggio tecnico. E quindi, questo sai, è interessante, vedi? Sì. Questa cosa è interessante perché, guarda, l'altro giorno quando ho fatto la diretta con Marika Tovo, un ragazzo gli ha fatto una domanda veramente interessante. Gli ha detto, ma voi dovete avere dei parametri per poter fare le gare? E lei giustamente gli ha detto, noi dobbiamo essere pronti a tutto, cioè perché non ci alleniamo su uno specifico drop, su uno specifico salto. Noi dobbiamo essere in grado di far tutto quando arriviamo sul percorso gara, facciamo il giro e quello è il giro e va fatto tutto. Quindi bisogna mettersi lì, se uno ha una difficoltà su un passaggio, deve mettersi lì e risolverlo, finché non lo risolve deve portarselo avanti. No, ma soprattutto le ragazze hanno un coraggio incredibile, perché sai, l'atleta maschile lo vedi già un po' più, come ti ho detto prima, stacca il cervello e lui si butta giù. Vedere una ragazza affrontare un salto o vedere che non vuol mollare di fronte al terrore, dalla paura di cadere, perché poi alla fine veramente hanno una determinazione e una voglia di fare, queste ragazze, invidiabile, perché sono davanti a un passaggio dove su 5 ragazze 4 cadono. Prima cosa che dici, cosa fa? Perché di solito i percorsi ben costruiti, dove c'è un passaggio tecnico, a fianco o a destra o a sinistra c'è la chicken line, o linea B. Quindi sai, uno che ha paura di cadere dice, boh, ci giro intorno, perderò 5-10 secondi, però torno a casa. E invece loro sono lì da fare, tante volte sono io, perché mi faccio prendere quando vedo una persona. Sto parlando delle ragazze, ma a volte capita anche nei ragazzi, quelli più giovani, nelle categorie giovanili. Mi dispiace, no? Vedere magari un atleta che si fa male, soprattutto il giorno prima delle gare. Infatti io gli consiglio, gli do sempre tanti consigli ai ragazzi. Gli dico, ragazzi,
se non siete in grado di fare un salto, non potete aspettare il giorno prima di una gara a imparare o a improvvisare un salto. Allenatevi a casa, arrivate certo. pronti, poi lo si studia insieme e lo si affronta. Ma non è che io ti dico, io tante volte gli chiedo, ma li fai i salti? Sei capace di fare un salto? No, è la prima volta. Basta, non farlo. Giraci intorno. Non farlo, esatto, certo. Perché non ci possiamo permettere che il giorno prima di una gara tu ti faccia male. Quindi certo. allenati su questo. È inutile che fanno tante ore in bicicletta e si massacrano di chilometri. Curiamo di più la tecnica. La tecnica, certo. Lì tutto lì. La differenza in questi percorsi ormai lo fanno nella tecnica, nel passaggio, nello studio. Cioè, questo Nino Schurrt è un esempio per tutti. È impressionante lui, veramente guida in una maniera incredibile. Ma oltre a guidare, sicuramente ti sarà capitato di vedere dei suoi video. Assolutamente. Dove lui si ferma, analizza uno stupido passaggio, lui se lo studia, se lo guarda e cerca di capire in diverse situazioni come venire fuori dal problema, no? Quindi lui capisce che se lui arriva lì davanti per primo, quel passaggio c'ha la sua linea. Ma se lui certo. arriva per secondo, terzo e quello davanti la sbaglia, lui già si cerca il secondo passaggio, no? Perché vedi, se questo qua sbaglia, metti i piedi a terra, io dietro di lui logicamente mi fermerei. E quindi trova la sua linea B, no? Cavoli. Ma è impressionante, impressionante. Io mi piace troppo guardarlo sui percorsi e... È un esempio. Vedere quelle persone lì dal vivo deve essere incredibile. Io non ho mai visto una gara di queste persone qua, insomma, di Coppa del Mondo, ho mai vista dal vivo. Deve essere incredibile. No. Olimpica, sì, deve essere incredibile. Ho visto anche Yolanda Neff come ha droppato là, come saltava il Rock Garden del percorso olimpico, faceva impressione. No, la Yolanda veramente è una spanna sopra tutte, è incredibile la guida che ha questa ragazza, guida come gli uomini, guida come i maschi. Cioè, c'è stata una gara in Francia 2 anni fa, a La Bresse, dove in discesa dava 40 secondi alle altre, solo nel tratto di discesa, è una cosa impressionante. C'è da dire che poi quando sbaglia, lei sbaglia. Però si è rotta adesso, si è fatta male. Però esatto. a quei livelli lì, è così. A quei livelli non ci sono tanti calcoli da fare, piuttosto non devi stare attenta a non cadere. Certo, quando sei avanti a tutti di 1 minuto e mezzo, è da stupidi rischiare. Magari di cadere. Però quando ce li hai alle spalle, gli atleti, gli avversari, e ti devi giocare una vittoria... È così che si fa, non bisogna guardare in faccia a nessuno e bisogna lottare e rischiare fino alla fine. Ecco, assolutamente. Comunque, ma questo Matthew Van Der Poel cosa mi dici? Quando si presenta sui campi gara fa paura, fa paura, ma non solo dalle prestazioni che poi alla fine dimostra su tutti i campi. Ma anche come atteggiamento, lui arriva freddo, silenzioso, non parla con nessuno. Sì, è molto. Sì? Sembra un po' un Arnold Schwarzenegger, no? È tutto. Però quando arriva, noto proprio sugli atleti che c'è un po' di paura. Perché sai, quando arriva fa male, io poi essendo stato corridore. A questi livelli temevi ogni tanto qualche avversario nel periodo di condizione buona, che sapevi che se scattavano in gara in determinati punti alcuni atleti, fa il suo scatto, però poi si siede, no? Come diciamo noi, certo. Si siede e posso rientrare in un secondo momento, cioè non rispondo al suo scatto e pian piano con la progressione rientro. E invece lui parte a questa progressione, soprattutto sulle salite in falso piano, strappi non durissimi, quelli dove devi spingere il rapporto più che altro, cioè, ti togli di ruota, ed è impressionante. Però abbiamo anche noi i nostri atleti, assolutamente. I fratelli, i gemelli i gemelli Braidot, Kesbaumer, soprattutto, anche lui quando è in condizione tanti lo temono, fa paura anche lui, perché poi anche lui come carattere
è bello, bello tosto, eh? Non si fa mettere i piedi in testa come anche gli altri. E poi ci abbiamo i più Difatti. giovani, c'è una bella squadriglia alle loro spalle con Nadir, con Ledani, Bertolini, Pettinat che sta pedalando veramente forte. Ci abbiamo Sì, dei buoni atleti. E perché anche. veramente da quando negli ultimi anni la nazionale veramente avete ottenuto dei risultati davvero ottimi. Stavi avendo uno squadrone da paura per portarlo alle Olimpiadi. Vabbè, adesso c'è solo un anno in più di preparazione, però secondo me potevamo puntare alla medaglia, dai, secondo me. Ma guarda, sì, dai, spostato di un anno, gli atleti sono anche abbastanza giovani, quindi non è che dici era l'ultimo anno, no? Quindi aspettano un anno in più, come ho detto prima, arriveranno più arrabbiati, no? Certo. Più determinati e più con la voglia di portare a casa qualcosa di importante. Sì, siamo messi bene, perché come sai, te secondi nel ranking olimpico è stato per il momento congelato al 3 di marzo, quindi ad oggi siamo saldamente in seconda Ah, posizione. ok. Quindi non si riparte da zero, cioè. Per la qualificazione del prossimo anno, cioè, Ah, è bloccato? Ecco, per questa era adesso una sì. cosa Sì, interessante. Questa, sì, se sì. ci spieghi come funziona, è interessantissima questa cosa qui. Allora, alle Olimpiadi, sia in campo maschile che femminile, poi parliamo anche delle ragazze, visto che ho parlato solo dei maschietti prima, Assolutamente. ricordiamoci perché se lo meritano anche loro, Assolutamente. perché come stavo dicendo, appunto, il ranking olimpico come viene alla fine racchiuso? Innanzitutto le prime due nazioni alla chiusura che ci sarebbe stata il 28 di maggio, la chiusura del ranking olimpico, detto in parole povere, la raccolta di tutti i punti Ah, individuali degli ok. atleti, ogni singolo atleta acquisisce un punteggio e vengono sommati i punti dei migliori tre atleti di ogni nazione. Quindi in questo caso, ad oggi, faccio un esempio, in Italia abbiamo in testa Kesbaumer, secondo Luca Braidot e terzo Daniele Braidot. Vengono sommati i punteggi di questi tre ragazzi e da lì viene appunto formato questo ranking olimpico. Solo le prime due nazioni in questa classifica potranno portare tre atleti. Tre Ah, atleti. ok. Solo le prime due. Solo le prime due. Fino alla scorsa Olimpiadi, se non sbaglio, erano le prime cinque. Comunque, ad Cavoli. oggi sono le prime due, dopodiché dalla terza alla settima due atleti, sempre sia in ambito maschile che femminile. Certo, Dalla ok. ottava in poi un atleta. E con la categoria maschile siamo saldamente in seconda posizione, con circa 1.000 punti di vantaggio sulla Francia. Ah, ok. E Del il primo chi è, per curiosità? Il Svizzera, primo? Svizzera. Ah, la Svizzera, ok, Svizzera. certo. E in campo femminile invece siamo ottavi, quindi ad oggi avendo congelato questo ranking olimpico abbiamo solo diritto a portare un atleta nell'ambito femminile. La nostra apertura di stagione era proprio agguerrita e ci stavamo dando davvero da fare. Nelle gare siamo riusciti a svolgere come nazionale solo due gare, una in Spagna, a Bagnolet, una gara di cross country, e l'altra ci siamo spostati subito dopo a Cipro per una gara a tappe di 4 giorni. Bravissimo, Che quella è finita, se non mi ricordo male, proprio a ridosso del lockout, sì. Quando del siamo rientrati, tutto lockdown. Mi ricordo fermo, che eri anzi. giù. Abbiamo affrontato un po' questa trasferta, la seconda a Cipro, con un po' di paura, perché noi siamo partiti il venerdì 1 o 2, vabbè, per andare a Bagnolet. Dopodiché non siamo più rientrati in Italia, dalla Spagna siamo andati Ah, direttamente a ok. Cipro. Noi siamo partiti che sì, c'era qualche notizia, ma poca roba, assolutamente niente.
Dopo, quando eravamo all'estero, noi giorno dopo giorno arrivavano notizie veramente allarmanti e ci siamo anche spaventati perché ho detto, mamma mia, qua adesso non ci faranno quasi neanche più entrare, certo. Piuttosto che, sai. E comunque, dai, alla fine, questo il discorso di queste gare, appunto, per tornare a parlarti della raccolta dei punti. Noi eravamo in giro con le ragazze, in particolar modo, sì, avevo convocato sia ragazzi, gli uomini che le donne, certo. Però in particolar modo una cosa molto importante è stata per guadagnare punti con le ragazze, soprattutto per rientrare nelle sette posizioni, aggiudicarci almeno due ragazze. Due pettorali, sì. Le trasferte sono state positive, sono stato contento, abbiamo fatto degli ottimi risultati, abbiamo portato a casa dei bei punti, però al rientro, dovuto appunto al Covid-19, allo stop, si è deciso dopo qualche settimana l'UCI appunto di bloccare e congelare il punteggio al 3 marzo. Questa, come ti dicevo, è stata un'ottima decisione perché, come ho anticipato sì. prima nel discorso, in alcune nazioni si poteva ancora gareggiare, certo. Allora non è giusto, non è giusto. Quindi ad oggi è stato tutto chiuso al 3 marzo. Quindi tutti fermi, nonostante quello non si guadagnano, non si perdono punti. Ok, sì. Ma secondo te avete voi più o meno un'idea di quando potranno esserci le prime gare per recuperare punteggio? Se saranno ancora in quest'anno, se saranno verso settembre, non si sa ancora o... Adesso la nostra federazione ha bloccato, ha sospeso lo svolgimento delle gare fino a fine giugno. Ah, ok. Ufficialmente fine giugno, poi fine giugno. Da vedere. Bravo, certo. Bravo. Bisogna certo, sempre certo, aspettare chiaro. Lo svolgimento di tutta questa situazione. Dai, mi sembra che stiamo pian piano migliorando e quindi anche gli atleti. Penso che inizino anche loro a stare un po' più tranquilli e a tirare qualche sospiro di sollievo, ecco, speriamo che tutto vada avanti come sta andando, meno contagiati, meno morti e meno pressioni, però ecco, la cosa importante secondo me adesso è cercare di far ripartire più che altro la nostra economia, no? Poi sì, ti dico questo anche perché ho un'attività qui al mare, quella certo. località turistica, bisogno, questo periodo per noi è molto importante. Perciò è importante lo sport, ma prima di tutto l'economia di tutti noi. Ecco. Sì, sì, purtroppo quello è un problema enorme. Oltretutto, appunto, tu stavi aprendo il negozio nuovo, dovevi fare l'inaugurazione, mi pare, proprio a brevissimo, e c'hanno proprio la gara, avevi la gara in concomitanza. Sì, sì, avevo tanta carne al fuoco, infatti ero molto preoccupato perché ero molto impegnato con la nazionale, giustamente. Avevo l'apertura del mio nuovo negozio, che dal bar, dove tu conosci benissimo, l'ho spostata certo. a 200 metri, e un negozio con l'officina, una cosa fatta bene. Quindi sono soddisfatto come socio Ignazio Cannas, che anche tu conosci bene della nostra zona. Ignazio, certo. Quindi è stato veramente contento perché poi essendo molto impegnato ho anche bisogno delle persone che mi aiutino, certo. No? E questa attività del bar con i miei fratelli ha sempre portato avanti loro questa attività e quindi son messo proprio bene in mezzo a questa crisi. Oltre a quello avevo appunto aiutavo, collaboro con l'Andorra Race, che è una società di Andorra che organizza manifestazioni sportive. Stavo collaborando con loro più che altro sotto il punto di vista dell'esperienza per l'organizzazione della prima gara degli internazionali d'Italia, no? Che la prima appunto era qui ad Andorra, sarebbe partita qui ad Andorra l'8 marzo, 7-8 marzo, il 7 esatto. Gli Elite Under Under 23 Junior e la domenica dedicata a tutti alle categorie giovanili, esordienti e allievi. Bloccato tutto e col senno del poi anche lì sono stato contento perché eravamo proprio in mezzo a tutta questa epidemia e allora... Sì. No, no, beh certo, però poi è chiaro che uno dice sì, sicuramente è andata bene così, però se ripensi a tutto il lavoro che avevate già fatto, perché voi eravate... Io avevo fatto la prova, dovevamo farla assieme, poi un po' di casini... La prova del percorso, il percorso era già pronto, già pronti via,
con Shimano dovevamo vederci proprio alla tua gara per fare delle cose assieme. Insomma, c'era un sacco di cose interessanti, no? Purtroppo quest'anno proprio tutte le cose interessanti sono saltate. Infatti, sotto questo punto di vista, ringrazio tantissimo l'Andorra Race e i nostri collaboratori, perché avevamo praticamente già allestito il percorso. Ti dico che mancavano 4-5 giorni, quindi tutto pronto, mancava solo da tirare le fettucce lungo il percorso, ma il resto era già tutto organizzato, pulito, sistemato, mesi di lavoro e tutto. E veramente è stata demoralizzante, no? Questa tra virgolette sconfitta. Però, come ti ho detto prima, non voglio essere ripetitivo, piuttosto che meglio così, guardiamo la salute, anche perché... No, ma quello sì, anche perché veramente qua c'è gente che, anche gente che conosco, che ci ha anche rimesso la pelle, quindi insomma, questione qua da noi è stata impegnativa proprio per il discorso che noi, come sai, essendo turistici, essendo un posto proprio pieno di turisti, sono scesi giustamente nel periodo che era ancora mezzo aperto, sono scesi dalla Lombardia, come giusto che sia, sono venuti a casa loro a farsi le loro ferie senza sapere di essere contagiosi. Certo. Noi abbiamo preso una trambata di quelle incredibili. Però, ma poi ragazzi, noi qui non ce ne siamo resi conto, non ce ne rendiamo conto, Andrea, perché io sono in contatto con... Beh, la tua ditta poi è di Bergamo, no? Sì, la capogruppo sì, a Bergamo. Loro hanno... Pensa che noi abbiamo una filiale a Codogno. Ah, ok. Cioè, proprio quella chiusa. È stata una tragedia. È ancora una tragedia perché noi abbiamo l'80% delle persone in cassa integrazione. Il resto delle persone continuano a lavorare perché serviamo gli ospedali e le caserme, quindi vanno continuati a servire. Però tutti gli altri clienti, sì, tutto un disastro assolutamente. Come ti dicevo prima, qua ce ne stiamo resi conto non come veramente la realtà, ma io, come ben sai, ho una moglie bergamasca, suoceri bergamaschi della Val Brembana, piuttosto che, come sai, collaboro anche, utilizzo una bicicletta Scott, quindi conosco bene tutta Scott Italia. Piuttosto che ho vissuto per 20 anni a Bergamo, proprio per la carriera da ciclista professionista fino ad arrivare poi a quella della mountain bike e chiudendo lì ho trascorso 20 anni proprio dal me, a 4 km da Bergamo. Quindi ho molti amici, molti contatti con loro e veramente sentir parlare loro è stata una cosa molto, molto, molto seria. Non erano solo notizie dal telegiornale, dalla TV, ma proprio non ce ne siamo resi conto di cosa hanno passato, di cosa stanno passando loro, veramente. E come ho visto tanti sui social, tanti video, appunto, mola mia Bergamo, no? È vero, ragazzi, non mollate, non mollate, mola mia! Dai. No. E invece, niente, ti volevo dire che secondo me voi come gruppo fate un lavoro incredibile sulla manutenzione dei sentieri. Ecco, quello era una cosa veramente interessante perché secondo me qua da noi negli ultimi anni c'è stato un grandissimo sviluppo appunto della pulizia dei sentieri qua nel Golfo di Anese e da voi fate un lavoro incredibile con il tuo gruppo. So che fate dei lavori assurdi. Aprite dei sentieri incredibili, fantastici. Sì. Dici un po' come funziona l'organizzazione, se c'è lo sviluppo di qualcosa di un po' più su Andorra. Perché so che Andorra è per il ciclismo. Sì, sai, c'è il velodromo, cioè è una cosa... Con la mia figura poi da ex ciclista, oggi è commissario tecnico, piuttosto che da tutto quello che ho... dedicato, fatto in sella una bicicletta, ecco, io sono conosciuto per quella, no? E allora ho, tra virgolette, un po' la cosa un po' più facile nell'organizzare, nell'avere magari qualche iscritto in più, piuttosto che qualche aiuto in più anche dalla parte amministrativa, dalla parte comunale. Infatti ringrazio perché loro ci aiutano sempre con contributi, piuttosto che con le
tutti gli uffici per la documentazione, perché non si parla solo di contributi e soldi durante una gara, no? Ma c'è un lavoro enorme dietro sotto il punto di vista burocratico, no? Che deve essere tutto a posto, perché non ci si può scherzare con queste manifestazioni. Certo. Raduni centinaia e centinaia di atleti, deve essere tutto perfetto, soprattutto dal punto di vista sanitario, no? Di emergenza, quindi comporta veramente molto impegno. Sì, noi da parecchi anni abbiamo iniziato ad organizzare delle gran fondo, quindi gran fondo dai 30, poi siamo arrivati fino ai 40 chilometri, e adesso è un paio di anni che ci dedichiamo al cross country, e dietro a tutte queste discipline, no, gran fondo, cross country, marathon, c'è la preparazione del percorso. E da circa 8 anni che riapriamo sentieri stati abbandonati, ecco, difficilmente, anzi mai, anche perché non si potrebbe, riaprire sentieri da zero, ex da zero, novo. Certo. Quindi risaliamo tramite le vecchie cartine a sentieri esistenti, e da lì quelli che non sono aperti cerchiamo di andare a individuare e aprirli, piuttosto che quelli un po' lasciati e trascurati li rendiamo percorribili innanzitutto a piedi. Però poi noi, essendo appassionati di biciclette, facciamo un lavoro veramente maniacale, che tu hai più di una volta hai documentato durante i tuoi giri, un lavoro maniacale, perché la Liguria è molto rocciosa, quindi anche bisogno di tanto lavoro anche sul fondo, no? Cioè cercare di spostare le pietre, cercare di lavorare un po' il terreno, si parla di zappa, ancora la vecchia si va, perché logicamente non si può utilizzare macchinari, però sì. A zappa e rastrello sistemiamo il passaggio, ecco, cerchiamo di fare il possibile, e la cosa negli anni ha pagato tantissimo, perché abbiamo iniziato con la prima manifestazione della Gran Fondo con 150 partenti ed eravamo arrivati a 650-700 partenti nell'arco di 6 anni. Come ti ho detto, da un paio di anni ci siamo proiettati sul cross country, ma più che altro per anche un discorso di impegno, cioè si riesce a pulire bene 4 chilometri di percorso. Certo. E tenerli perfetti. Poi anche con questa mia carica di ACT, sai, mi sono anche affezionato e ho visto il potenziale che c'è dietro una gara di cross country. Alla fine, in questi 2 anni, anzi un anno, perché il secondo quest'anno non l'abbiamo potuto fare, c'è tanta, si cerca anche di organizzare manifestazioni per portare gente nei nostri alberghi, nella nostra località e dintorni, e abbiamo visto che il cross country, soprattutto nelle categorie giovanili, dove gli atleti girano con le famiglie, parenti, certo, e quant'altro, c'è una grossa soddisfazione, ecco, anche da parte del paese. La parte del paese è veramente rimasta molto contenta. E la parte amatoriale è una della nostro mondo, veramente forse ancora più importante, perché veramente gli amatori sono quelli che fanno girare l'economia nostra, non c'è niente da dire. Difatti, se vedi nei commenti scrivono: guarda, quando la Gran Fondo la Gran Fondo è stupenda. La tua Gran Fondo, che poi ogni anno era stupendo, anche il fatto che ogni anno aggiungevi un pezzo nuovo, una discesa nuova, e questo era incredibile, anche un vantaggio per noi che giriamo qui, perché ogni anno ti ritrovavi un sentiero, ma sentieri lunghi, belli e fatti alla perfezione, quindi Fondo manca a tutti, nel senso, secondo me. Poi Gran Fondo c'è Alassio, che però quest'anno aveva un percorso, io l'ho provata la Lassio quest'anno, non so se tu l'avevi provata, il percorso di quest'anno. Sì, sì, sì. Quest'anno era, secondo me, un pelo troppo asfalto, così su cross, in mountain bike è bello se stai tanto sullo sterrato, no? Però da noi non è semplicissimo, bravo, anche per il discorso di pulire, di trovare gente che ti va a fare assistenza sul percorso. Bravo. E via. Poi è chiaro, qua da noi vicino a noi, se come esempio puoi prendere la Roc d'Azur, loro vedi hanno un percorso
incredibile. Sì, magari hanno anche la logistica che li avvantaggia un attimo, perché quel parco naturale che hanno è molto ampio e non ha tante montagne come da noi, che faresti tantissimo dislivello, però anche loro hanno percorsi fantastici. La Liguria, soprattutto nella nostra zona, è insidiosa, no? È molto tecnica, quindi come nel caso di Alassio hanno cercato di inserire qualche pezzo in più di asfalto per arrivare a un chilometraggio della gara Certo. soddisfacente, ecco, perché altrimenti noi siamo fortunati che abbiamo la vallata, la Val Nerula si chiama, allora ti allunghi leggermente all'interno di questa vallata e riesce a tirare su dei chilometri. Invece da Lazio, avendo subito le Sì. montagne attaccate, hanno cercato di inserire qualche pezzo più di asfalto anche per far respirare un po' gli atleti, perché ti dico, qua da noi è massacrante. Sì. Io ho sempre fatto il fenomeno fino a quando correvo, quindi non me ne rendevo conto, ma adesso che mi alleno forse meno di un amatore, capisco i sacrifici e la fatica che fate, perché alla fine anche tu. Certo, sì, faccio tanta fatica. Sì, qua da noi è così. E quindi cerchi sempre di inserire, di trovare dei pezzi un po' più facili per far respirare la gente, perché qui o sali o scendi. E quando scendi non è che dici, vabbè, scendo giù, mi rilasso un po'. Mi Qui arrivi rilassano. giù in fondo, sei più stanco di quando sei salito, Assolutamente. perché essendo molto rocciosa, anche quando poi c'è umido, è molto viscida la nostra pietra. Assolutamente. Ci metti poco ad andare in terra, ed è per questo che parli sempre molto bene del nostro percorso, ma c'è stato un grandissimo lavoro, perché Assolutamente, no, no. da quando abbiamo iniziato a organizzare manifestazioni, ecco, sono stato un po' io il pignolo nella perfezione del percorso. Logicamente non insomma è stato da solo a pulire. Noi siamo un gruppo veramente enorme, minimo 15-20 persone a rastrellare e sistemare i sentieri, quindi ringrazio tantissimo loro. Se l'Andorra Race oggi è quello che è, grazie a loro. Ecco, io ci ho messo tanto del mio, ma spesso poi sono anche tanto in giro, quindi quando non ci sono io portano avanti tutto loro. Eh sì, E ho sempre c'è proprio uno cercato. squadrone, c'è proprio un bello squadrone, e quando vi becco in giro siete disseminati per chilometri di sentiero, no? Ma fantastico. E poi la sistemazione appunto dei percorsi in questa maniera, io l'ho sempre ragionata con la testa di un amatore, non di un professionista, perché se voglio organizzare, portare gente, fare in modo che la gente aumenti sempre di più e che vada a casa anche contenta e felice, devo pensare all'ultimo, non al primo, perché il professionista, se gli metti 40 km di asfalto tutta dritta o su, giù, destra e sinistra, il professionista vuol vincere, cioè, non è che gli Sì, interessi, certo, certo. poi c'è il percorso più o meno divertente, però non è che stai a criticare i percorsi. Invece l'amatore, soprattutto dalla metà posizione in poi, deve essere un percorso pedalabile, dove riescano tutti, almeno la maggior parte dei partecipanti, a svolgerlo tutto in bicicletta, perché non è ammissibile che io organizzo una gara Certo, la metà gli la scende ultimi. a piede, Bravo, devono farselo tutto a certo. piedi, piuttosto che rischiano, il giorno dopo vanno a lavorare questa gente, quindi speri sempre che non si faccia male nessuno, perché sennò poi inizia a No, no, ma diventare brutto, ecco. giustissimo, giustissimo, l'atteggiamento lì è fondamentale, che si devono divertire tutti, Allora ecco, è per assolutamente. questo che trovi sempre, durante l'avvicinamento di una manifestazione, adesso stiamo parlando di mountain bike, ma Andorra Race organizza triathlon, organizza una gara podistica d'estate, gare per i bambini. Tu hai prima nominato Sì. giustamente, sei partito con la scuola di mountain bike. Lì sì, lì sono io il responsabile della scuola di mountain bike. Ho 30-35 bambini, tutti dai G1 ai G6, e lì è veramente la mia grossa soddisfazione, perché mi rivedo il mio papà, no? Quando mi insegnava a andare in bicicletta, non tanto a vincere, ma ad andare in bicicletta. E io, da quando ho messo in piedi questa Andorra Race Kids, no? La scuola di mountain bike, insieme a Gael De Angeli, che è un ragazzo veramente Grande per me Gael, bravissimo, salutamelo, io non lo vedo da 2 mesi ormai, purtroppo, giustamente. bravissimo con le bambine, veramente bravissimo, li fa divertire tantissimo.
lui non è tanto un corsaiolo, no? Un ragazzo race, perché gare non ne fa, è appassionato di enduro, ma con i bambini è formidabile, bravissimo, ci sa fare, bisogna farli divertire a quell'età lì, non vincere le gare, bisogna farli divertire e insegnargli ad usare la bicicletta, quindi il cambio, il freno, pulire la bicicletta, gonfiare le gomme, perché durante una scuola di mountain bike di ragazzini ti rendi conto veramente la problematica qual è, ti arrivano con le biciclette disastrate, sì. Gomme sgonfie, e devi insegnargli ad arrivare sul posto di lavoro, tra virgolette, quindi alla scuola di mountain bike con la bici in ordine. E vedi che poi giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, iniziano ad avere anche più interesse e rispetto del mezzo che hanno. Quindi iniziano ad arrivare con le biciclette a posto, perché certo. Sanno che li sgridi, e sanno che magari gli fai fare le flessioni. Adesso oggi mi fai 5 flessioni, perché giocando imparano. E la soddisfazione grandissima è proprio quella di vedere tanti bambini a volte arrivati che non sono neanche capaci di pedalare, non sono capaci di frenare, non sono capaci di utilizzare il cambio e fare dei miglioramenti, veramente bravissimi, buttarsi giù da dei pezzettini di discesa con tranquillità, serenità, e questo è una cosa bellissima. No, poi, guarda, la prima gara che ha fatto Matteo l'anno scorso, quando siamo andati, che c'eri tu, c'era la squadra, siamo andati a fare Campo Chiesa, a me è piaciuto veramente tanto l'approccio di Andorra Race, della tua scuola, nei confronti della gara. Perché sì, io sì. Ci sono rimasto un po' così, perché c'era qualcuno un po' troppo, secondo me, eh? Lì c'era qualcuno un po' esasperato, no? Invece l'approccio che avevamo il nostro gruppo era fantastico, perché eravamo proprio tutti molto rilassati nel divertirci e sì, basta. Sì, sì. Sì, tante volte i genitori si fa un po' prendere . No, dal proprio figlio, quindi si sente un professionista o un vincente lui tramite il figlio. Ci sta. Io sento spesso parlare di genitori piuttosto che di squadre, di chi prende in mano appunto questi ragazzi, di direttori sportivi, che spesso talvolta hanno dei problemi con i genitori, a gestire i genitori. Io fortunatamente, immagino, probabilmente per la figura che mi sono costruito dietro a questo mondo, non intervengono più di tanto, piuttosto che, sai, non penso, è difficile, non ho mai trovato, ecco, un genitore che mi venisse a fare delle osservazioni, piuttosto che, anche se tante volte le osservazioni sono costruttive, quindi, però sento, sì, come dici tu, non solo nei ragazzini, ma anche nelle categorie superiori, a volte hai qualche genitore, ecco, che la prende un po' più seriamente di quello che dovrebbe essere, però cosa ci fai? Ognuno abbiamo la propria testa. Ma sì, assolutamente. Però sì, ci sono, la cosa importante è quella di cercare di insegnargli ai ragazzini a perdere, non a vincere, a perdere. E quindi divertirsi, accettare la sconfitta. Accettare e rimanere motivati. La caduta, nonostante, sì, certo. Sì. Calcola che io ti racconto questa. Sai che mia figlia corre adesso, no? Corre con Lupla, la squadra di Alessandro, certo. Sacco. Sì. Quindi l'ho iscritta lì apposta. Cioè, quando lei è passata esordiente, a parte l'impegno che non inizia a diventare impegnativa questa categoria, quindi tutte le domeniche li dovresti portare in giro, li devi portare certo. In giro a gareggiare. Io un po' con l'impegno che ho nella federazione, spesso sono in giro con gli atleti della nazionale e quindi non posso stare a seguire mia figlia, e però la cosa più importante è stata questa decisione di iscriverla in un'altra società, appunto per vedere quanta voglia veramente aveva di praticare questo sport. Ha iniziato con la danza e il pattinaggio e adesso è finita la mountain bike. Ha le gambe disastrate. A volte mia moglie dice: ma non potevi continuare a fare la ballerina, che almeno le gambe te le salvavi. Però lei ha la mia testa e gli piace la mountain bike, e quindi ho voluto tesserarla con un'altra società, appunto per deve imparare a camminare da sola. Dai, io certo. Sono sempre dietro che gli do i consigli e tutto, però mi ha dimostrato carattere perché lei si va a allenare da sola,
si va in giro alle gare da sola con la sua, e non ha più, tra virgolette, bisogno del papà, che lei era molto timida, certo, e molto chiusa. Invece questo sport l'ha aiutata tantissimo. Parte adesso con la sua amica, che è Gaia, la sua compagna di squadra, e quindi vedo che tutte le volte che non vedo l'ora di partire al sabato per andare a fare le sue gare. Questa... forte, appunto, vedi? ti volevo raccontare una storia molto simpatica, riferita appunto al discorso che dicevamo prima, abbiamo affrontato prima dei genitori. Sai che noi organizziamo la gara nel pistino d'Andorra di mountain bike, no? Sì. Forse era lui, era un G6 Marica che gareggiava, e c'era in svolgimento la sua batteria, la sua gara, che era l'ultima. Appunto, conoscendo molto bene il percorso, riusciva a limitare un po' i danni. Ah, ecco. Eccoci, è saltato un attimo la connessione. Okay. Sì. Ok, dicevi? E praticamente durante la sua gara era molto vicina alle ragazze che la staccavano sempre facilmente, no? A un certo punto io vedevo che dallo sforzo che stava facendo gli veniva su gli veniva a rimettere l'urto. Madonna. Del vomito, no? Io quando ho visto così che lei faceva in questo verso, ho capito subito che lei non voleva farsi staccare da queste ragazze che non le aveva mai viste, perché la staccavano, certo, come niente. E io dentro di me ho detto: ma pensa te che testa questa qua, che... E io, sai cosa continuavo, mi dispiaceva vedere questa scena, mia figlia che non voleva mollare. E io, sai cosa gli urlavo? Gli continuavo a urlare ogni giro: Marica, staccati, devi staccarti, frena, molla. Io non me ne sono reso conto, ma gli urlavo, gli urlavo in mezzo alla gente. Non me ne sono reso conto. Alla fine della gara, mia figlia è arrivata e tutto, mi sono anche un attimino, tra virgolette, arrabbiato, perché ho detto: ma scusa, ma quando io ti dico le cose, ascoltami. Ti ho detto di staccarti, ti dovevi staccare. Beh, senza far riferimento a quello che io vedevo della, certo, sua, certo, della sua reazione. E lei mi ha appena riuscito a respirare così, ho detto: papà, non volevo staccarmi, perché era la prima volta che ce l'avevo lì a tiro e volevo togliermi anch'io la mia soddisfazione, no? Ho detto: ma pensa a te che te... proprio la mia testa questa qua. Io non avevo un gran motore da corridore, avevo una gran testa. E la gente, sai, minuti, ore dopo ore, cioè nel frattempo che stavo in mezzo alla gente così, ma sai quanti complimenti mi è arrivato dalle persone? Dicendomi, soprattutto uno mi ha affiancato e mi ha detto: Mirko, ti devo fare i complimenti perché sono anni che io frequento i campi gara e non ho mai sentito un genitore dire al proprio figlio o un direttore sportivo dire a un proprio atleta: staccati, ti devi staccare, lascia stare. Allora, però queste cose qua sono cose simpatiche, perché dici, certo, però... Qualche cosa ho insegnato anche lì alle persone, Forte. Nel senso che sì, bisogna divertirsi, dai, Poi divertiamoci. comunque nel ciclismo, che è veramente fatica, va tanto a carattere e deve essere proprio, ti deve proprio piacere, perché io vedo Sì. ad esempio mio figlio e tuo figlio, mi sa che si possono dare la mano, perché Sì, mio figlio, mio anche figlio tuo uguale. figlio. Anche tuo figlio, sì, è uno che ogni tanto ci gira intorno alla fatica, Lo vedi appoggiato a una pianta, si Però, nasconde. esatto. E purtroppo, ma lì è carattere, non c'è niente da fare. Sì, Cioè, sì, sì, sì. Sì, sì. ci Mio fai figlio uguale, profondo. bravo. Mio figlio è così, anche mio figlio ha fatto qualche garettina, piuttosto che si allenava lì insieme a noi. È stata un'età, adesso 10 anni, mi ha detto: papà, sai cosa ti dico? Io la bicicletta mi sa che la tengo lì. Ho iniziato a girare intorno alla larga dallo sport, non è tanto uno sportivo. Poi magari arriverà a 20 anni che farà l'amatore, piuttosto che a 25, 30, quello che sarà, e sarà giorno e notte in bicicletta. C'ha la sua biciclettina da enduro, devo dire che si va a fare il suo girettino ogni tanto anche con Gae,
si vanno a fare il loro girettino a modi enduro, no? Vanno alla salitella come è, però non fagli attaccare il numero, lui non gliene frega niente della competizione. Come mio figlio è uguale, guarda, l'abbiamo visto l'anno scorso da mettersi le mani nei capelli, proprio, lo vedi, se uno... Cioè, io, guarda, quando sono venuto la prima volta lì nel campetto da voi, ne ho visti giù subito un paio che ho detto, quei due lì, e difatti che te l'avevo detto, quei due lì vanno veramente bene, e tu mi avevi confermato, ma li vedi subito? Proprio li vedi incredibile, li vedi piccoli, come affrontano anche solo un drop, dice, wow, questo è già su un altro livello. Sì, dal punto di vista, quando sono piccolini, vedi già... la tecnica, no? Proprio la padronanza della bicicletta. Ci sono bambini di 5-6 anni che arrivano e dice: mamma mia, questo qua è sempre andato in bicicletta anche quando era nella pancia di sua mamma. È impressionante. È impressionante. E invece, crescendo, capisci che magari alcune difficoltà che puoi avere a livello di fisico piuttosto che di motore, e io sono l'esempio, lì la differenza lo fa la testa, e più vai su di categoria, di età. E più la differenza la fai con la testa. Io sono arrivato a un anno da professionista nel 2007, era già un paio di anni che portavo in giro la bicicletta, non me ne rendevo conto, adesso lo dico che non c'avevo più voglia, ma ai tempi ne avevo voglia, ma non avevo più la testa, non avevo più l'occhio di tigre, la voglia di vincere, no? E andavo in giro alle gare, facevo sempre esimo vuol dire undicesimo, dodicesimo in poi, no? Non riuscivo più a entrare nei primi 10. E sono arrivato a un certo punto che ho deciso di smettere, sono passato per gioco alla mountain bike. La mountain bike mi si è riacceso il cervello, a 33 anni ho iniziato di nuovo a fare la vita da corridore, anche quando ho smesso su strada facevo la vita, perché io sono sempre stato un corridore serio sotto questo punto di vista. Però è iniziata la testa a rimettersi in moto, alla voglia di soffrire, la voglia di vincere, la voglia di essere là davanti, di far male all'avversario, di combattere. E da lì nell'arco di qualche anno... cercando di migliorare la tecnica, perché la testa e un po' di motore ce l'avevo, ma la tecnica niente, zero, ero una frana. È uno stradista, veramente. Tanti anni discesa ero fortissimo su strada, mountain bike, dove gli altri scendevano giù fischiando, cantando, io scendevo giù dalla bicicletta, perché proprio ero... Però anche lì la testa mi ha aiutato, la testa, la voglia di... C'era un certo punto che volevo smettere, avevo preso degli impegni con una squadra, una società. A un certo punto però a metà anno volevo smettere perché stavo facendo troppa fatica e non riuscivo a raccogliere niente. Poi essendo stato un atleta con la mentalità vincente, mi girava le scatole, ho sopportato un po' di legnate per un po' di tempo. Poi ho detto, mi ero innervosito, iniziavo a non viverla più bene e ho detto basta, mollo. Mia moglie mi ha detto no, adesso hai preso un impegno, lì devi avere le persone giuste, in questo caso mia moglie, ma io ho avuto la fortuna di trovare tante persone giuste al mio fianco durante la mia strada da ciclista, no? Da quando ero piccolo, mio papà, quando sono finito a Bergamo, la famiglia Bevilacqua di Leo, Gianluigi Stanga e tutte queste persone che mi hanno voluto bene, mi hanno insegnato il mestiere del professionismo, fin quando poi ho trovato mia moglie e siamo cresciuti insieme anche nel fine carriera piuttosto che adesso. Comunque ai tempi della mountain bike mi ha detto no, adesso per rispetto delle persone che ti hanno dato fiducia tu finisci la stagione, a fine stagione pianti lì, ma non è bello. Che iniziavo a viverla male e mi ha fatto aprire un po' le vedere le cose sotto un altro punto di vista e ho detto sì, hai ragione, adesso vado avanti fine stagione poi pianto lì. Mi sono messo ad allenarmi come una bestia, a cercare colmare, allenarmi. Lì è stata una grandissima scuola, il passaggio dalla strada alla mountain bike, forse perché ero già più maturo, avevo già tanta esperienza dalla strada sotto il punto di vista della fatica, dei sacrifici e tutto, però mi ha insegnato tanto la mountain bike a ripartire da zero e a lottare come non avevo mai fatto.
Tanto che il mio direttore sportivo, quando gli ho detto gli allenamenti, che, il mio ex direttore sportivo, quando gli ho detto gli allenamenti che stavo facendo per migliorare con la mountain bike, mi ha tirato uno schiaffo tipo così di fianco, no? Che Antonio bevi l'acqua. Mi ha detto, se l'avessi fatti quando correvi a fine carriera questi sacrifici, magari qualche anno in più l'avresti fatto, no? Ed ecco che torniamo al discorso della testa. Io non avevo più, non avevo più la testa. È la testa. Quando riparte la testa, ho fatto di quegli allenamenti in mountain bike impressionanti, che a volte non mi vergogno a raccontarli, perché non penso che le persone che mi stanno ascoltando dicano l'esaltato, il fenomeno, ma io no, io ero proprio un animale sotto quel punto di vista lì. Quando mi mettevo in testa una cosa, è quella. Che forte, anche la Iro, la prima Iro hai vinto, giusto? La Iro l'ho vinta dietro a Yuri Ragnoli. Sono andato a fare una gara come la Iro senza conoscere il percorso né niente. E stando a ruota del primo, ho detto la gamba ce l'avevo tutta. Le discese non sono molto impegnative. La Iro è vero, non ha discese incredibili, ha sti stradoni. È stata una delle più belle vittorie, sì, in mountain bike. Dopo i due mondiali, uno in Germania secondo e l'altro mondiale l'anno dopo a Montebelluna in Italia. Con un super tifo dell'Andorra Race che erano venuti a vedermi, sì, a Montebelluna, e feci terzo, sì. Anche lì una storia bellissima, perché tanto ci abbiamo tempo, no? Quindi Mirko, facciamo una cosa, perché purtroppo Instagram ci taglia un'ora, mancano due minuti, rischiamo che ci butta fuori sul più bello. Allora, possiamo fare altre puntate? Ne facciamo un'altra dove parliamo della tua carriera, e poi c'è ancora una domandina da farti sulla nazionale, sulle trasferte, ma questo lo facciamo magari in settimana, la registriamo, la facciamo di nuovo, e così poi la metto, tanto anche questa la metto sul canale YouTube perché è interessantissima, dai. Volentieri, dai, tanto dai, siamo allora a casa e passiamo il tempo così, no? Teniamo compagnia anche ai nostri amici, che vedo che fanno tantissime domande, mi piacerebbe anche rispondere a qualche domanda, oppure segnatele no, che poi le prossime volte rispondiamo a due domande. Me la riguardo tutta e ci segniamo le domande, e al prossimo giro parliamo della tua carriera, che deve essere interessantissimo, perché se no Instagram ci taglia ed è bruttissimo, mentre siamo lì che parliamo ci butta fuori. Va bene. Oh, intanto Mirko, ti saluto, grazie della chiacchierata. Grazie a te davvero, ci sentiamo, poi ci mettiamo d'accordo per a brevissimo, giriamo il secondo. Sì, va bene. Ciao a te. Grazie, e grazie tutti, ancora. E a tutti i ragazzi che ci hanno seguito oggi. Davvero, ciao, grazie a tutti. Ciao.